Pronto? 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 Ah, è la linea. Questo era il telefono, alla faccia di tutte le tecnologie, un fottuto telefono anni 50, eh? Ho frigato anche la CNN, così, un Sky News, che ti pare, niente se ne dica. Stiamo cercando di investigare sul fatto che ci hanno detto che poco distante da qui c'è una fossa comune di circa 60 persone. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's funny. Uscito dalla Pristina col treno dei profughi, cioè, credimi, le lacrime agli occhi. E sai perché? Perché come Sarajevo, Cristo, sto vedendo una città che viene uccisa. With a thousand smiles, she gets to me. It's alright, she said, it's alright. Questo è un proiettile da 90 mm nella zona di montagna, sì, che sto facendo venire a un mio amico. E adesso lo usiamo per i fiori, intanto per il tocco di arte anche durante la guerra. Ho reputato assurdo che la stampa internazionale fosse come i corvi alla frontiera macedone ad aspettare la vetrina dei profughi, di gente privata dei loro più elementari diritti, non parlo neanche di diritti umani, più elementari diritti, cioè anche il diritto alla sopravvivenza. Mursch, raus, come erano le parole che continuamente io sentivo a Pristina come negli altri villaggi. Come aveva scritto Kosovo, io c'ero, allora io dico, e tutti gli altri, allora io faccio un libro e dico Kosovo, io non c'ero, così per dire, no? Scusate se avrei qualcosa da dire, no? Kosovo io non c'ero. Scusate un momento perché questa è una diretta proprio al momento, come si dice, proprio sul campo, e stiamo cercando ulteriori informazioni di qual è stata l'azione portata avanti dall'abbandono dei serbi. Come far conciliare o come far scordare queste crudeltà fatte nei confronti dell'etnia albanese, del silenzio anche giornalistico per tanti versi, dei vari giochi giornalistici informativi sono stati portati avanti. Nel frattempo leggevo Fyodor Dostoevsky in inglese, Delitto e Castigo, c'è una lettura proprio, voglio dire, no? Consolante vista la situazione che capitava. Questa era la mia illuminazione, eccola qua, oppla, oppla, i moccoli delle candele con cui io, stando seduto per terra, perché qui sparavano come i matti, facevano i miei reportage. Per mezzo. Ho anche problemi perché dicono chi è questo, io non ho neanche la testa di giornalista, lo ammetto qui, lo dico ufficialmente. E mi ricordo sempre Luca Giurato, sappiamo che c'è un giornalista italiano, il suo modo simpaticissimo di dire, non possiamo però per motivi di sicurezza dire il nome, chi è, chi non è, che è ancora a Pristina, gli facciamo tanti auguri, con il modo tipicamente simpaticissimo di Luca Giurato di fare questo tipo, e ogni giorno mi ricordo diceva questo, faceva compagnia alle 7:30, no? Era una cosa che faceva piacere comunque sentire questo. Una casa alla fin fine ce l'ho, un tetto ce l'ho, la luce riesco ancora a pagarla, rompendo al limite anche i coglioni a mia madre, quando non ho i soldi di dire mi paghi a bolletta della luce, fino a che gli regge la pompa, e si va avanti così, qual è il problema? Seven.
I'm so old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylark grows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one. Ho accettato questa intervista perché conoscevo Antonio Russo. In questo villaggio lo conoscevamo molto bene. Soggiornava spesso qui con noi e una volta si è fermato addirittura 2 mesi. Gli volevamo bene perché davvero quest'uomo aveva preso a cuore le nostre sciagure. Non aveva paura dei russi, anche se poi proprio loro lo hanno ammazzato. Quella notte ho cominciato a morire, a morire davvero, non come quando bevi o crolli di sonno e poi, come accade al mattino o più tardi, resusciti. No, quella volta accadeva davvero. Avevo male dappertutto, mi picchiavano, erano molti, forse perdevo conoscenza. Non so dove mi hanno portato, non capivo le loro domande. C'era trambusto, rumore, frastuono e poi il dolore, fitte orribili tra le ossa. Mi sentivo sfondare. Forse non sono morto subito, forse è stato dopo, non so dove, in una stanza o all'aperto. Sentivo odore di terra, ma forse è stato prima o dopo. E poi svenivo. Dalla gola veniva su vodka, sangue, liquidi, sapori terribili. Era freddo, credo. Stavo morendo e mi sembrava di essere altrove. Non so chi mi ha trovato, non so dove è successo. Succede, fa male ma succede. Chissà cosa avranno detto poi, chissà cosa avranno scritto poi, perché non riesco a finire di pensare con qualcosa di più. Perché sono così stanco? Adesso non ce la faccio più. Basta.